Ah, ci siamo di nuovo, ragazzi. Un altro video tu per tu, perché infatti oggi parliamo un po' di quello che è successo nel capitolo 1107 di One Piece, capitolo che arriva ovviamente dopo la cosiddetta strage dei Leaker e che vi ho detto, ragazzi, ovviamente nel penultimo video che abbiamo fatto, appunto dove ne abbiamo parlato insieme e raga, cambia solamente di un giorno alla fine. Sono usciti di mercoledì a luna di notte dove ho fatto il video e apro parentesi, ragazzi, mi scuso ancora perché appunto ero tornato da lavoro e a luna sbarra una e mezza non ci capivo chissà che, quindi ho sbagliato a tradurre alcuni degli spoiler appunto sulla questione Saturn che veniva rapito dai pirati di Barbanera, invece rimane là, però si apre un'altra parentesi per questa situazione. Ma oggi parliamo di un'altra cosa che è successo proprio dopo quello che abbiamo visto nel capitolo con Caribù, ragazzi. Parliamo di Caribù, il lerciume umano fatto proprio persona. Ma ne parliamo oggi in questo video, ma prima di tutto, sigla! Allora, parliamo dell'uomo palude, dell'erciume umano, ovvero Caribù. Sappiamo che era su Egghead dall'inizio della saga, forse era rimasto sulla Thousand Sunny, si è andato a fare un giretto, appunto, ovviamente, sull'isola, chissà che cosa ha visto, chissà che cosa ha scoperto, ma non sappiamo ancora nulla. Allora, ragazzi, quello che vi voglio parlare, perché nel capitolo abbiamo visto come lui vuole andare ad incontrare Barbanera, parla con Von Auger e Caterina Devon, portatemi con me, ovviamente. Voglio parlare con l'imperatore Teach, voglio conoscerlo di persona. Quindi era lui probabilmente quella persona che lui diceva devo informare tale persona, quindi era proprio Teach? Ragazzi, probabilmente era proprio lui. Perché? Che cosa potrebbe interessare a Teach? Stiamo parlando di un uomo che sa l'ubicazione di ben due armi ancestrali, ovvero Poseidon, la nostra Shiraoshi, e ovvero poi Pluton, che è la corazzata che è nascosta sotto Wano. Ma non stiamo parlando solo di questo, probabilmente perché gli uomini di Teach erano su Egghead? Hanno detto che ovviamente hanno fatto la loro missione e se ne stavano andando. Ma che cosa hanno fatto? Non ci è dato sapere, ma possiamo ipotizzare qualcosa. In primis abbiamo visto come Caterina Devon, appena la vediamo, tocca una delle zampe di Saturn. Questo probabilmente servirà per lei a camuffarsi come uno dei Corosei, ovvero Sant'Egei Garcia Saturn, probabilmente uno dei molteplici piani di Barbanera, che appunto questa volta servirà appunto essere uno dei Corosei. Vedremo poi in futuro. E inoltre, probabilmente hanno rubato i power plant del Mother Flame, che sappiamo che Vegapunk al 99% l'ha creata sulla vera arma ancestrale, che è ovvero Uranus, l'unica che mancava all'appello delle tre armi ancestrali. Quindi probabilmente se questo si risulta essere vero, quindi che gli uomini di Teach, Caterina Devon e Von Auger stavano lì su Egghead per rubare i power plant per quanto riguarda la creazione del Mother Flame, quindi avere una sorta di Uranus, però la domanda è chi gliele crea queste armi poi? Chi lo sa? Ragazzi, probabilmente il nostro Teach avrà possibilità tutte e tre le armi ancestrali, perché saprà l'ubicazione di tutte e tre. Una già ce l'avrà e dovrà crearsela. Una sta a Wano, quindi potrebbe attaccare Wano. Qui potrebbe tornare un po' Yamato in mezzo, chi lo sa. E poi abbiamo anche Poseidon, che ovviamente è Shiraoshi, quindi potrebbe andare anche a distruggere letteralmente la famosa profezia di Shirley sulla distruzione dell'isola degli uomini pesci. Ragazzi, potrebbe essere non per Luffy, ma probabilmente per Barbanera. Chissà, ragazzi, chissà se poi potrebbero cambiare, retconnare un po' questa cosa, oppure c'entra Luffy. Potrebbe c'entrare Luffy appunto perché sanno di Poseidon appunto grazie a Luffy e ovviamente Nico Robin che ne parlava.
Chiuso questo discorso, ragazzi, ovviamente quindi alla fine il nostro imperatore Riccio potrebbe portarsi veramente ad un livello inarrivabile qualora avesse a portata di mano le tre armi ancestrali, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Ultima cosa, chiudo questo discorso con probabilmente, quindi se Caribou porta tutte queste informazioni a Teach, Teach potrebbe anche renderlo l'undicesimo capitano titanico della sua flotta, quindi chissà ragazzi, potrebbe avere comunque un posto perché è un freak ragazzi Caribou, quindi ci sta nella ciurma di Teach appunto, che sono un po' tutti speciali, no? Diciamoci la verità, e quindi ha un frutto abbastanza importante e quindi potrebbe essere un'ottima apportata anche alla flotta di Teach. Detto questo, ragazzi, vi lascio a voi i commenti, i pensieri qui nella sezione dei commenti, ovviamente, e vi aspetto al prossimo video. Ciao!